La quarta edizione del Festival dell'Innovazione della Scienza della città di Settimo Torinese propone un importante programma di eventi per adulti, bambini e ragazzi dedicati all'affascinante mondo della robotica, con la cura scientifica di Riccardo Oldani. Oltre un centinaio di appuntamenti in programma tra laboratori, mostre, incontri, caffè scientifici e conferenze, due le principali novità della rassegna 2016. Prima di tutto si ampliano i confini del festival, che si propongono sempre più come un evento di area metropolitana con eventi che si svolgeranno a Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Rivoli, Caselle, Castiglione e Mappano. Seconda novità è la presenza, nella domenica conclusiva del festival, dedicata alle scuole superiori, di alcuni istituti provenienti da tutta Italia particolarmente impegnati nel campo della robotica e dell'innovazione. Noi Robot quest'anno è il titolo della quarta edizione del Festival della Scienza. Festival della Scienza che assume sempre più il carattere di un'iniziativa di carattere metropolitano. Finora abbiamo avuto un forte sostegno da parte della Regione Piemonte. Credo, spero che anche la nuova amministrazione di Torino possa percepire l'importanza che ha per tutto Torino una focalizzazione sui temi della scienza e dell'innovazione. Settimo Torinese, la sua biblioteca, è sicuramente un punto centrale, però mi piace dirlo, quest'anno abbiamo allargato di molto i confini, sono coinvolti molti comuni dell'area metropolitana torinese, della prima cintura e non solo, e quindi a tutti gli effetti l'argomento Noi Robot può essere un momento di riflessione su quello, non solo sulla scienza in generale, ma sugli effetti che la scienza produce nelle nostre comunità. Non da ora penso che l'automazione sia l'automazione diffusa, quella che sostituirà molte delle nostre attività, sia un argomento centrale non solo per l'economia, ma anche per la società e, se vogliamo, per la sociologia e la stessa organizzazione dei poteri e della democrazia nella nostra società. Credo che questi saranno i temi del festival. Chiudo ricordando che il festival è innanzitutto rivolto alle nuove generazioni, che sono i veri protagonisti, partecipanti fondamentali. Sono coinvolte oltre 40 scuole, molte arrivano anche fuori dalla nostra provincia, dalla nostra regione, e quindi i ragazzi sono i veri protagonisti di questo festival. L'idea è quella di far conoscere i robot al pubblico più vasto, perché si conoscono poco i robot, ci sono tante paure dietro al loro utilizzo. Perché forse non li vediamo, non sappiamo bene che cosa sono, non li vediamo nelle fabbriche, non sappiamo che possono diventare protesi robotiche che aiutano le persone, possono diventare robot indossabili, possono avere tante, tante forme. E allora l'idea del festival è quella proprio di far conoscere ai ragazzi delle scuole, ma anche ai cittadini, che cosa siano in realtà i robot. Poi ciascuno avrà i mezzi per capire se di queste macchine dobbiamo aver paura, oppure se possono aiutarci nella nostra vita quotidiana, nel nostro lavoro. Ecco, tutto deve partire dalla conoscenza, e un'iniziativa come quella di Settimo è meritoria proprio perché realizza la vera conoscenza e il contatto diretto. Allora, da anni Pirelli è al centro e segue sempre l'innovazione. L'innovazione per noi è il nostro, credo, il nostro punto di partenza, e l'esempio è lo stabilimento di Torino, che grazie sicuramente alla collaborazione con le istituzioni locali, il territorio, le parti sociali, ha permesso con Pirelli di andare praticamente a costruire il top degli stabilimenti Pirelli nel mondo in termini di innovazione, innovazione di prodotto, innovazione di processo e innovazione dal punto di vista di sostenibilità ambientale. Questo passa attraverso cosa? Passa attraverso la tecnologia, attraverso i robot, e quindi è il motivo per cui anche quest'anno, come altri anni, noi siamo qui ad accompagnare il Comune di Settimo Torinese verso questo festival dell'innovazione e della scienza.